No, 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 dopo il break. Wow. Ciao Manuela, puoi dirvi qualcosa di che allora vediamo? Guarda, quello è l'arco di Settimio Severo e sui bassorilievi ci sono tutta la storia di questo imperatore Settimio Severo. Queste sono le tre colonne del tempio di Castore e Polluce, che erano i due dioscuri, che erano figure mitologiche per Roma. E che altro ci sta? Quella capanna laggiù, vedi dove, quella coperta lì? Lì è il punto dove hanno portato il cadavere di Cesare dopo che è stato ucciso nella curia. La curia è quel palazzo lì dietro, quello tutto di mattoncini, la curia, il senato, era il senato romano lì dentro, lì l'hanno ammazzato e poi lo hanno portato lì e il figlio ha fatto tutto il discorso, no? Sarà bello quando finiremo, quando finirete, finiranno. Quello tondo lì è il tempio di Vesta, quello piccolino lì. E dietro c'è tutta la casa delle Vestali, vedi dove sono tutte quelle colonne mozzate là dietro? Lì laggiù, laggiù. Chi è a chi? Yes, no. Quello è l'arco che di Costantino. È l'edificio che è più alto che Colosseo. Dove, aspetta? No, quello lì è il Colosseo, quello che è tutto impalcato. Sì, ma davanti c'è un edificio che è più alto. Che c'è? Questo qui? Sì. Questa è la basilica di Cosma e Damiano. Questa qua dietro. E quella che è? Quella cupola. E quella non mi ricordo. San Luca. La chiesa di San Luca. Grazie mille. Una bella giornata per certo. E quelli sopra è il Palatino, dove ci stava la reggia di Augusto. Qua sopra. Qua, tutto qua sopra, il Palatino. Fantastico. Se vuoi vederti tutti i fori ci vuole un giorno intero. Io con papà, quando ero piccola, papà mi portava sempre dalla mattina alla sera, stavamo per vedere il foro romano, i fori imperiali e il Palatino. Venivamo la mattina alle 9 e tornavamo a casa la sera verso le 5, le 6. Grazie mille. Non posso dirti che bello giro. Sono tutto di corsa.